Una prova senza dubbio confortante nella domenica più difficile. Il Pescara sapeva di essere ad un passo dal baratro. La risposta è stata all'altezza del momento di oggettiva difficoltà. Sul piano del carattere, del temperamento, ma anche sotto il profilo meramente tattico. Sempre tre attaccanti ma disposti in maniera diversa. 4-3-3, 4-5-1 che Dio si voglia in fase di non possesso. Sì, abbiamo optato per questa soluzione anche perché lavorando sugli esterni con Selic e Caprari, se avessero lavorato bene come comunque hanno fatto in fase di contenimento, avremmo probabilmente avuto dei miglioramenti proprio per non sguarnire le fasce, e per cui abbiamo pensato di giocare in questo sistema gioco, però comunque, come dicevi te giustamente, era un 4-3 in ogni caso e davanti i tre disposti magari con due sulle fasce e uno centrale, però diverso da come giochiamo di solito, però sempre tre davanti. Si può anche ritornare alla linea tre quando incontreremo squadre magari più importanti per essere più coperti, però questo sta più avanti, insomma. Purtuttavia rimane il rammarico di non aver centrato una vittoria che sembrava davvero in pugno e che avrebbe rappresentato una svolta fondamentale nella corsa verso la salvezza. La squadra, ha ribadito Bergodi, si è abbassata troppo, ha avuto paura di vincere. Problema mentale e non sicuramente fisico o tattico. L'unica cosa che ci siamo un po' abbassati verso la fine, quando abbiamo fatto gol, un po' di paura di vincere, il cosiddetto, come avete detto tanti, il braccino del tennista, e magari abbiamo preso con una leggerezza lì dietro, abbiamo fatto far gol al Palermo. È sempre un problema mentale questo discorso della squadra, e non come magari ovviamente anche chi giudica la nostra squadra poteva sembrare magari o tattico, di uomini, di interpretazione. No, neanche fisico, infatti è come l'hai detto te, ti confermo che non è neanche fisico, secondo me è un aspetto mentale. Tutti aspettano Juan Fernando Quintero, il cui indubbio talento può conferire quel quid in più alla squadra nel momento topico della stagione. Bergodi, che finora per i motivi più disparati ha impiegato una sola volta il colombiano a confronto interno con la Roma, confida nelle qualità del gioiello sudamericano. Credo che il ragazzo adesso sia innanzitutto cosciente dei suoi mezzi e con entusiasmo, quindi bisogna anche sfruttare in certi momenti, poi che gioca o meno questo adesso non lo vediamo, però è un giocatore da poter sfruttare per le sue qualità tecniche. Il discorso della fase difensiva, tutti possono migliorare, quindi anche il ragazzo probabilmente si deve mettere a livello degli altri per capire che in fase difensiva bisogna lavorare tutti. Infine l'incontro con Zeman sabato scorso alla vigilia della delicatissima sfida col Palermo. Sì, un po' deluso l'ho trovato per certe sue situazioni che ovviamente lui sa e che quindi insomma là a Roma non ha trovato certe condizioni, però insomma calcio va avanti, comunque lui è un grande tecnico. E a Roma hanno fatto una boiata, diciamo. Non lo so, questo non lo so, amichevole chiacchierata con un tecnico che rispetto e che ho grande stima. Comunque Kroldrup non lo conosci? No. Però fa piacere arrivi un altro difensore, sì. Non lo so, non lo conosco, Giovanni, gli accorgimenti tattici. Go ahead. Yes, sir.